Pendolari alle prese con una nuova giornata contrassegnata dallo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base. A Napoli chiuse le funicolari di Chiaia e Montesanto, attivo invece il servizio della linea 1 della metro, così come quello della funicolare centrale, ma i disagi non sono mancati. Ritardo al lavoro, questo mi sta causando, ma non sapevo neanche che c'era lo sciopero dei mezzi. Oh, sono in attesa del pullman. Già sto da un'ora qua aspettato. Se è sciopero è meglio uno lo sa e se ne va. In giornata momenti di paura al Vomero per un autobus dell'ANM in servizio sulla linea 128, sprofondato in una voragine che si è aperta sul manto stradale in via Niello Falcone. A riportare l'accaduto il sindacato USB, ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Intanto il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato questa mattina importanti novità per il settore con un nuovo programma di investimenti per rinnovare il sistema dei trasporti pubblici regionali. La regione ha deciso che il polo trasportistico campano debba essere uno dei punti di forza del nostro apparato produttivo e cercheremo di farlo uno dei punti di forza dell'industria italiana. E in ogni caso, per quello che ci riguarda, noi abbiamo già ad oggi una previsione di investimenti di oltre 1 miliardo e circa 300 milioni di euro che riguardano il polo del trasporto. Nel corso della visita allo stabilimento Itachi di Via Argine a Napoli, il presidente della giunta regionale inoltre ha assicurato: continua anche il programma di manutenzioni organizzate.